Grazie, un cordiale buongiorno alle persone convenute, un ringraziamento che non è di circostanza all'amministrazione comunale, a coloro che hanno organizzato questo convegno. E ritengo tra l'altro possa rappresentare veramente una grande opportunità affinché si ponga come incominciamento di qualcosa che darà dei risultati. Credo sia veramente molto importante questo. La presenza poi di giovani e di persone del luogo, che sicuramente conoscono abbastanza bene il territorio che li ospita, hanno consapevolezza di questa iniziativa. Io parlerò, proprio per evitare che ci siano delle sovrapposizioni, parlerò invece non di erbe, per quanto vi faccia esplicito riferimento, lascio ai colleghi che interverranno nella loro specifica modulazione di intervento verbalizzato, lascio a loro la possibilità di potersi attardare a questo riguardo. Cercheremo però di interagire e quindi di costituire una forma di comunicazione, di argomentazione che ci permetta veramente di lanciare un messaggio estremamente importante alle persone convenute. Dicevamo prima che il convegno si aprisse che è molto importante che tutto ciò che verrà oggi detto rimanga effettivamente ancorato allo scrigno mentale delle persone che sono qui presenti. È estremamente importante, di modo che non ci si tolga soprattutto da quella che è la precarietà economica occupazionale, che è senz'altro molto importante, ma da una precarietà che deve essere quella della non conoscenza. Quindi acquisire conoscenza, senzienza, rendersi conto, avere cognizione di ciò che si va ad apprendere, perché questo rappresenta veramente la via per poter pervenire al raggiungimento di determinati obiettivi. Soprattutto i giovani, è molto importante, molto interessante che oggi siamo qui presenti. Noi non vogliamo farvi una lezione, attenzione, ma vogliamo veramente sentire anche le vostre opinioni, questo pomeriggio, i vostri interventi, perché vogliamo che questo sia un concerto a più voci. Io pregherei Anna di proiettare uno schema, vi faccio una rapidissima considerazione, io sono responsabile di questo centro clinico polispecialistico, guardate bene, non trattiamo soltanto quelle che sono le diverse abilità, le malattie mentali, le patologie depressive e tutta una serie di psicopatologie particolarmente pregnanti e presenti purtroppo in questo tipo di organizzazione sociale che ci siamo dati, ma abbiamo intenzione di realizzare tutta una serie di particolari e specifici compartimenti dove veramente si possa attingere da quella madre terra di cui parlava la titolazione del convegno, ma anche colui che mi ha preceduto ha dato veramente una bella rappresentazione di ciò che rappresenta la terra per noi, questo scrigno molto importante che ci accoglie e che dobbiamo rispettare perché è fonte di vita. Sono d'accordo con lui quando dice probabilmente noi, l'ho detto anche il sindaco, noi disponiamo di una ricchezza, di risorse geoterritoriali estremamente importanti, di cui però non riusciamo ancora a comprendere appieno le potenzialità che questo rappresenta. Ecco, io mi fermerei un attimo qua. Attenzione, voglio ripartire su alcune divaricazioni molto, molto importanti, che cosa può rappresentare la risorsa naturale della nostra terra. Naturalmente per far sì però che questa terra produca e che noi in qualche modo apprezziamo ciò che produce naturalmente, bisogna necessariamente avere la consapevolezza di ciò che andiamo effettivamente a conoscere e quindi a fruirne. Ciò che in Sardegna purtroppo è sempre esistito, non lo dico, badate bene, non sono persona polemica, io mi appassiono perché credo nella mia gente, credo nella mia terra, credo effettivamente in ciò che vado a fare e mi fa enormemente piacere stamattina di ritrovarmi con delle persone che sono altrettanto sensibili a quelli che sono i richiami della necessità di vivere in un certo modo e di imprimere senso alla nostra vita. In Sardegna non abbiamo mai avuto la capacità di organizzarci in maniera tale da collaborare, cioè dire di integrare le nostre forze, le nostre energie e costituire un'unica forza. Questo è molto importante. Badate bene che lavorare a compartimenti stagni, voglio dire ognuno per proprio conto, noi non andremo effettivamente da nessunissima parte. Le energie dell'uno compensate, integrate con l'altro, sicuramente costituiscono una grande forza. Questo è importante. Ecco perché dico ai ragazzi, soffermatevi veramente
a socializzare l'uno con l'altro, non soltanto per ciò che attiene al tempo libero, ma per ciò che concerne proprio la utilizzazione delle risorse degli uni e degli altri. Allora veramente possiamo avere un grande potere contrattuale, non soltanto nei confronti di quelle potenzialità che la Terra ci dà, ma nei confronti anche di coloro che stanno all'esterno della nostra bellissima, bellissima isola. Le risorse le abbiamo, dobbiamo semplicemente consapevolizzarci a questo proposito. È necessario però non produrre soltanto per riempire le pareti dello stomaco, ma anche per poter effettivamente valorizzare il prodotto, averne un rientro occupazionale, perché il nostro convegno effettivamente fa riferimento molto preciso a questo proposito, riconoscerne la bontà. Perché badate bene, e se noi, come diranno i colleghi relatori che mi succederanno, nella misura in cui utilizziamo le risorse del territorio in maniera sana, non assolutamente addizionata, addition, come dicono gli anglosassoni, con sostanze che nulla hanno a che vedere con la natura se non per mortificarla, ecco, noi anche in termini di sanità mentale e fisica avremo sicuramente guadagnato molto. Pensate cosa costa una terapia dal punto di vista sanitario quando noi assumiamo sostanze che non sono assolutamente compatibili con quella che è la funzionalità, la fisiologia del nostro organismo. Non solo, guardate bene, a livello di apparati, ma anche a livello psichico. Quindi ecco il biologico, ecosostenibile rispetto a questo riguardo del territorio. Non vedo tanto qui nel massiccio centrale dell'isola, ma nella zona litoranea della nostra Sardegna, purtroppo assistiamo a delle forme, dei moduli di comportamento di molta gente che è deplorevole, cioè dire le immediate periferie, quando non addirittura la Carlo Felice, la maggiore arteria della nostra Sardegna, dove l'immondizia regna incontrastata. Questa sì che è una violenza che noi operiamo a carico di quella terra che invece dovremmo rispettare, proprio perché è fonte di vita. Ecco perché i ragazzi dovrebbero lottare, impegnarsi a questo proposito. Quindi, biologico, ecosostenibile, che rappresenta poi salute, il rispetto per il territorio che ci ospita, l'ambiente, si fa un gran parlare a questo riguardo, ma attenzione a non strumentalizzare anche questa prospettiva, non strumentalizzarla in termini politici. Badate bene che il problema riguarda tutti, non è un problema soltanto comunque di quel genere gestionale dal punto di vista politico, è un problema che riguarda tutti, soprattutto le future generazioni. Ambiente, persone, animali, flora e fauna inevitabilmente rappresentano l'altra parte dell'elemento naturale col quale noi conviviamo. D'altronde noi proveniamo tutti da una realtà economica, sociale, antropologica ed etnica di tipo agropastorale. Io sono orgoglioso di dire di essere figlio di un allevatore e quindi che ha sempre rispettato il territorio proprio perché lo ha sempre riconosciuto come unica fonte di vita. La tecnologia, laddove non è utilizzata in maniera appropriata, finisce veramente col distruggere e non certamente compensarci in termini di senso stesso dell'esistere. Quindi persone, sviluppo, aspetto economico. D'altronde voi andate a scuola, ragazzi, perché? Perché sperate in un domani migliore. Quindi state edificando il vostro futuro. E se non vi sono prospettive di questo genere, non lo fate soltanto per acquisire conoscenza a livello culturale, ma perché questa conoscenza possa effettivamente produrre qualcosa. Quindi l'aspetto occupazionale. Gli amministratori di Sorgono certamente puntano, al di là dell'informazione che si può fornire, a quella che può essere la ricaduta occupazionale nella valorizzazione delle risorse, del territorio, delle erbe, dal punto di vista sanitario, dal punto di vista di diversissimi itinerari, come vedremo fra poco. Quindi la coscienza critica di questo. Badate bene, non permettete mai che vi sia una omologazione nel vostro modo di pensare, di vedere, di rappresentarvi e di rappresentare voi e la realtà che vi circonda. Ecco, maturate una coscienza critica, essere in grado di emettere decisioni per ciò che riguarda quelli che sono i vostri bisogni, non nati dai mezzi di comunicazione, ma nati dalla vostra coscienza interna. Allora sì che potete essere gratificati a questo proposito. Soprattutto siete originali, siete voi stessi. Quindi coscienza critica, migliore qualità della vita. Andiamo avanti, Anna.
Naturalmente, se noi voi avete studiato la realtà medioevale, l'economia curtense, cioè produrre solo per il, non avrebbe senso. Noi dobbiamo porci in termini competitivi, quindi producendo per noi e non soltanto, ma anche aprendo a vie di commercializzazione, cioè il nostro prodotto. E guardate bene, se noi puntiamo in maniera veramente convinta sull'aspetto qualitativo dei nostri prodotti, sicuramente noi siamo altamente competitivi e riusciamo anche a proporci in termini di qualità. La qualità paga sempre, a tutti, nei rapporti interpersonali, nel rispetto dell'altro, nella produzione e nella bontà di ciò che noi facciamo. Questo è certamente molto importante, perché i conflitti tra le persone nascono inevitabilmente da non porci dal punto di vista dell'altro. Ragazzi, nell'innamoramento stesso, nel rapporto di coppia, badate bene che ci deve essere un sentimento, un'emozione condivisa, non imposta. Quindi un rapporto orizzontale, non verticalizzato. Questo è molto importante. Ma soprattutto abbandonatevi a quelle che sono le vostre spontaneità, al vostro mondo interno, e non a ciò che gli altri vi vogliono proporre, soprattutto quando gli altri tendono a usarvi, a strumentalizzarvi. Quindi, autoctono, cioè dire produzione locale, propria del nostro territorio, che fa la differenza, guardate. Così come ogni angolo della terra abbiamo delle risorse che sono singolari e particolari di quel territorio, noi abbiamo tante di queste possibilità, tante di queste ricchezze, dobbiamo semplicemente però riconoscerle. Questo è molto importante. Molti dei nostri pastori sicuramente non si rendono conto nei loro tancati in Sassu-Sorzasa che cosa hanno veramente. E valorizzando il territorio noi potremo anche evitare, badate bene, una piaga tremenda per la Sardegna, gli incendi. Abbiamo qui la rappresentanza del Corpo Forestale, quindi rispetto del territorio anche da quella prospettiva sono diverse, badate bene, le componenti che possono essere chiamate in causa. Quindi l'agricoltura, l'allevamento, la produzione artigianale, il risparmio, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione delle risorse locali. Più tardi Anna, molto brava tra l'altro nel codificare un po' questi aspetti in termini di sintesi, ci farà vedere una cartina della nostra isola con le varie zone. Ogni zona, e questa è la bellezza della nostra Sardegna, ha delle ricchezze proprio zonali che non sono rintracciabili in altri ambiti della Sardegna, al nord, al centro, al sud. Questa è una ricchezza, è veramente un grande continente sotto questo profilo. L'idea è quella di realizzare un grande laboratorio in Sardegna al quale poi potranno conferire tutte le varie risorse delle erbe nei vari settori, la sanità, l'estetica, la tintura e tutta una serie di cose sulle quali probabilmente poi i colleghi si attarderanno a questi riguardi. Quindi questo significa tutela dell'ambiente, anche entrare in un'altra dinamica di un'altra realtà che favorisce tutta una serie di dinamiche. Il rispetto del territorio favorisce che cosa? La visitazione della nostra terra non soltanto a livello rivierasco, cioè dire non soltanto la costa. La Sardegna non è solo mare, pochissime persone lo sanno. Quindi entriamo in un'altra grande, ci diamo un'altra grande opportunità, il turismo, la valorizzazione dei prodotti locali all'interno della Sardegna. Però è altrettanto vero che se noi non entriamo in quella coscienza critica della collaborazione, l'aspetto collaborativo tra i vari produttori anche a livello artigianale, noi certamente non apriremo nessun canale commerciale. Noi ci faremo la guerra come retaggio storico in Sardegna gli uni con gli altri. Vinzas in biginado, dicono in Logudoro. Nello stesso vicinato ci guardiamo con sospetto. Invece questi piccoli artigiani, coloro che producono, attraverso una cooperazione cosciente, possono effettivamente porsi in termini di potere contrattuale, puntando sulla bontà. Allora il turismo entra all'interno delle nostre, dei nostri centri della Sardegna. Un altro aspetto molto importante, moltissime, come del resto anche a Sorgono, moltissime case sono purtroppo tancadasa, chiuse, perché? Perché c'è uno spopolamento progressivo. L'emorragia migratoria purtroppo ha portato a non stanziarsi qua. Ecco, noi potremmo utilizzare quelle case attraverso una sapiente organizzazione come alberghi aperti, vale a dire fittare a coloro che vengono e soggiornare. Questo significa benessere, introito, opportunità, soprattutto facendo conoscere le nostre produzioni naturali.
Quindi, badate, ci sarà poi Gian Battista che parlerà di detergenti, di cosmetici, eccetera, e così anche Andrea. Quindi, turismo, fabbisogno locale, indipendenza, esportazione. Chiaramente voi ragazzi dovreste a questo riguardo, anche chiedendo ai vostri docenti, sentite, fateci sapere quale può essere la ragione per la quale noi ci attardiamo qui sul territorio della Sardegna, quali possibilità, quali opportunità abbiamo. E qui come stabilire quella organizzazione per aprire dei canali commerciali relativamente ai nostri prodotti, perché se io produco qualcosa che vendo al vicino di casa non ha senso, assolutamente no. Quindi l'esportazione, essere indipendenti, voi pensate, vi faccio questo esempio che può apparire banale però è estremamente importante, probabilmente arriva anche a Sorgono, l'ortocultura di Sestu, che produce mi pare il 40% della produzione in Sardegna e quindi distribuisce al produttore, all'ortocultore, un mazzetto di ravanelli glielo pagano 25 centesimi col colbe. Io ho visto a Nuoro 3,50 euro, cioè è impressionante. E poi vi dico ancora, bellissima questa cultura, questa orto, ma guardate che questi ortaggi sono veramente, si somministrano tante di quelle sostanze che non ha assolutamente quella bontà dichiarata o comunque apparentemente vista, e tante di quelle patologie che stanno da un decennio a questa parte sviluppandosi proprio in ragione di elementi patogeni che vengono proprio iniettati e somministrati su queste sostanze. A questo riguardo anche la fauna, chiaramente c'è un abbattimento, direi a questo proposito violento, proprio da parte dell'uomo, che somministrando tutte queste sostanze alle culture finisce effettivamente col creare un habitat che non è più quello naturale. Quindi prevenzione del disagio sociale, occupazione giovanile. Qui vorrei soffermarmi per un attimo. È un problema che mi riguarda personalmente, essendo io perito del Ministero di Grazia e Giustizia nelle carceri, abbiamo questo grosso problema. Cioè venire a conoscenza, entrare in un rapporto stretto con la componente giovanile che per l'assunzione di sostanze stupefacenti o per atteggiamenti disadattanti o di criminalità inevitabilmente si trovano a dover pagare uno scotto direi piuttosto elevato. Ecco, noi dobbiamo creare delle prospettive a questi ragazzi, concrete, al di là delle dichiarazioni di circostanza fatte da politicanti di turno, assolutamente no. Quindi, che cosa fa il Tribunale? Prevenzione del disagio sociale. Se noi ai nostri giovani qui davanti diamo una prospettiva, un'occupazione dopo la fine degli studi, e anche per chi non ha possibilità o non ha attitudine allo studio, una possibilità di inserirsi in maniera occupazionale. Quindi dargli una possibilità di autorealizzazione è molto importante. Ecco che allora questi centri, quel laboratorio di cui parlavamo, l'occupazione ben capillarmente distribuita in tutta l'isola, finirebbe anche col prevenire il disagio sociale. Vedete quanti aspetti inevitabilmente noi andiamo a considerare. L'occupazione giovanile, il disagio sociale. Nel centro che io dirigo, noi ospitiamo soggetti in prova, la cosiddetta messa in prova di un giovane che si è trovato a vivere situazioni di difficoltà con la giustizia, con le forze dell'ordine. Ecco che il tribunale dice: senti, questa è una tua organizzazione, noi ti affidiamo questo soggetto, il cosiddetto stato di messa in prova, che è l'alternativa al carcere. Il giovane che entra in carcere inevitabilmente, guardate, il carcere non rieduca, non riadatta assolutamente, ma criminalizza purtroppo, questa è la realtà. Cioè noi riusciamo a sottrarre, a prevenire l'apertura dei cancelli delle case circondariali, della struttura penitenziaria, sicuramente avremo veramente fatto un grande servizio. Ecco, vedete quante componenti si inseriscono in quello che stiamo andando a dire. Andiamo avanti. Ecco qua, questa è la cartina di cui parlavamo. Vedete la nostra Sardegna, qui l'abbiamo ripartita in termini storici, la Gallura, l'Anglona, la Nurra, il Lugo d'Oro, eccetera, eccetera. Ogni zona qui rappresentata produce un tipo di flora che in alcune parti è riscontrabile, in altri no assolutamente. Quindi la ricchezza sta proprio in questo, sta proprio in questo. Attraverso una organizzazione di collaborazione, questo è veramente
un grosso problema, cioè riuscire a stabilire dei contatti, riuscire a convincere, a sensibilizzare le persone affinché entrino in rapporti non solo di relazione sociale, ma anche di relazione operativa per ciò che attiene alla valorizzazione dell'esistente, delle risorse locali. Quindi l'idea è quella di creare, noi che risiediamo qua, noi siamo qua, sei Stussa, zona D, ecco, creando un grosso laboratorio, ma nulla osta che si possa creare nel centro della Sardegna, ecco, intanto noi partiamo e noi, io come responsabile del centro, do la disponibilità dei locali proprio per lavorare queste sostanze che possono afferire da tutta la Sardegna, creare un punto di riferimento, lavorarla e poi creare dei canali commerciali che possano non solo essere fruibili, no? I prodotti in tutta la Sardegna, ma all'esterno. Quindi possibilità di lavoro. Ragazzi che devono necessariamente conoscere due o tre lingue per poter essere in prima persona, non delegare coloro. Guardate, io non sono un etnocentrico, ma amo la Sardegna, la amo a 360 gradi. Ho fatto una scommessa, sono rientrato dal nord e sono in Sardegna perché amo la mia gente, ci credo e bisogna essere determinati a questo proposito. Quindi un canale commerciale con degli uffici di rappresentanza, quindi pubbliche relazioni di persone, di giovani preparati, competenti che possano effettivamente muoversi a livello globale, far conoscere i nostri prodotti e quindi immetterli in termini di commercializzazione. E ogni zona, l'Ogliastra, la Barbagia, le Baronie, la Gallura, l'Anglona, ecco, afferirà i propri prodotti. Sanno che producendo possono effettivamente trovare un canale attraverso il quale è possibile smerciare queste sostanze. Ognuno conferirà ciò di cui dispone. Quindi questo è, guardate, ma si entra in ambiti estremamente, praticamente incredibili. Quindi ha detto bene il coordinatore del convegno, probabilmente le potenzialità di cui noi disponiamo non sono abbastanza e sufficientemente conosciute. Andiamo avanti. Andiamo molto rapidi a questo riguardo, giusto per dare una qualche indicazione. Lo stile di vita. È evidente che se noi assumiamo sostanze alimentari sane, è evidente che il nostro organismo ne fruisce in maniera altamente funzionale. Guardate bene, e non soltanto per ciò che attiene alla funzionalità fisica, ma soprattutto quella psichica. Quindi prevenzione di molte malattie, relazione certa tra il sistema endocrino, il sistema immunitario, il sistema nervoso con il cibo, eccetera, eccetera, eccetera. Non vogliamo, come abbiamo detto prima, fare una lezione, assolutamente no, ma semplicemente fare dei flash per far sì che ci si renda insieme conto di quanto importante sia questa scommessa e che valga la pena veramente di farla. Anna? Entriamo nell'ambito, ecco, fertilizzanti, intossicazione di metalli, alimenti, tecnologia, l'uso di concimi chimici, mangimi chimici. Pensate che a Cagliari, a Sestu, un mio confinante, un ortocultore, ha questo detto un giorno così: senta, perché non va, perché non utilizza, noi glielo mettiamo a disposizione, dello stallatico, noi facciamo la riabilitazione con i cavalli, anche per i diversabili, con l'ipoterapia. Ecco, anche qui utilizzare i cavalli non solo per le sagre paesane, ma anche per tante altre cose. E disse a questo ortolano, ma senta, perché non si prende lo stallatico anziché pompare continuamente, no? Queste sostanze? No, devo caricarlo, puoi scaricarlo, no, vado in negozio, in consorzio, compro il mangime. Ecco, manca proprio quel senso, quella mentalità del utilizzare ciò di cui è più facile disporre, ma soprattutto in termini estremamente salutari. Quindi noi dobbiamo, sotto questo profilo, preoccuparci di stabilire una corsia preferenziale di comunicazione valorizzando proprio questi aspetti a livello di coscienza, di presa di coscienza di ciò di cui noi disponiamo. Andiamo avanti? Ecco, che siano le sostanze che noi, che siano ecocompatibili, eccetera, eccetera. Ecco, l'Unione Europea da poco ha approvato il regolamento sugli allevamenti zootecnici biologici.
Ma la Sardegna, proprio per la sua naturale connotazione, è un'isola dove è veramente possibile entrare nelle dinamiche normative di ciò che la comunità europea ci mette a disposizione. Andiamo avanti, l'uso veterinario, ecco, allergie alimentari, pseudoallergie, ipersensibilità, reazioni tossiche, intolleranze alimentari. C'è una malattia purtroppo sociale, noi la definiamo, che sta cavalcando un po' la nostra gente, la celiachia. Ecco, noi dovremmo, sotto questo profilo, ecco perché parlavo di laboratorio con figure professionali altamente qualificate nel proprio ambito e collaborando tra di noi, ecco, creare alimenti per queste persone che hanno particolari intolleranze a certe sostanze. Quindi vedete come è veramente ampio lo spettro a cui stiamo facendo riferimento, Anna? Farine alternative, le abbiamo elencate così rapidissimamente, andiamo avanti. Ecco, attenzione, ci si dovrebbe, qui la collaborazione dei politici, dei nostri amministratori è molto importante, sia a livello locale, a livello provinciale, regionale, nazionale, ma addirittura nulla vieta che si stabilisca una corsia preferenziale proprio con Bruxelles, con la comunità europea, affinché valorizzino queste iniziative. Non fare dare finanziamenti a pioggia, ma verificare se i nostri giovani che stanno investendo in risorse umane, ecco, ciò che viene investito effettivamente può essere riscontrato. Questo è molto importante. Quindi bisogna che ci sia un riconoscimento per poter far sì che quel canale commerciale cui abbiamo fatto esplicito riferimento poc'anzi possa effettivamente concretizzarsi. Il logo, ecco, ne abbiamo elencato alcuni di certificazione dei prodotti biologici. Andiamo avanti, Anna. Un'altra cosa, mi ricordava Anna tra l'altro, i tedeschi, pensate, acquistano molte marmellate proprio in Sardegna. E la Germania ha una indicità demografica molto più elevata della nostra, siamo sugli 80 milioni di abitanti, attenzione. Il che significa, loro sono patiti come gli austriaci, patiti proprio dei prodotti alimentari naturali. La Sardegna potrebbe costituirsi come enorme serbatoio per questo è un canale commerciale che potremmo effettivamente utilizzare, col quale potremmo stabilire contatti molto ravvicinati proprio per far conoscere i nostri prodotti. Quindi credo che le possibilità siano tante. Andiamo avanti. Ecco quello che dicevamo, occupazione giovanile, valorizzazione dell'ambiente, vantaggio della nostra salute. Andiamo ancora avanti. È curioso, quando mi arriva in ambulatorio la ragazza che si astiene dall'assumere alimenti perché vuole diventare modella o vuole ha un rapporto col proprio corpo tutto particolare e fino alla fine salvo poi diventare anoressica, insomma, ecco perché si inseguono dei modelli che non sono assolutamente praticabili nella realtà, è un mondo virtualizzato, un mondo che non va da nessuna parte e noi dobbiamo preservare i nostri ragazzi da queste illusioni. Quindi qui c'è proprio una negazione dell'alimento, in realtà l'alimentazione con l'anoressia non ha nulla a che vedere, solo una componente, ma ci sono problemi di carattere psichico, di accettazione del proprio corpo e di altre problematiche che non stiamo qui ad elencare perché non, però ci sono queste. Andiamo avanti. Ecco, vedete, tutti questi prodotti necessariamente devono avere un marchio, un logo, perché specifica l'organismo di controllo che ha effettivamente stabilito la bontà del prodotto. Ora, Madre Natura in Sardegna con noi è stata veramente grata, no? Non è stata avara, solo che noi sardi dobbiamo però effettivamente riuscire a comprendere dove potremo dirigere e come potremo utilizzare questa grande naturalità e delle cose che vengono naturalmente prodotte. Andiamo avanti? Sì. Io però mi fermerei qua perché naturalmente devo dare spazio agli altri relatori e poi stasera ci sarà il dibattito su queste problematiche, su queste dinamiche. È veramente gradita la vostra interventistica. Avete la possibilità di esprimere le vostre opinioni,
e quindi anche veramente valorizzare questo convegno che certamente mi auguro sia l'inizio di tanti altri che avranno luogo, perché credo che susciterà molto interesse nelle persone che qui sono convenute. Io per il momento mi fermo e do la parola, mi pare, a Gian Battista o adesso il nostro coordinatore chiamerà sulla. Vi ringrazio. Bene, chiamerei quindi Andrea Magia sul palco. Quindi vi ricordo che stasera, per chi volesse tornare, anzi sarete graditi, il vostro ritorno è gradito, faremo degli approfondimenti con anche un dibattito con delle domande.